storia parte da Gianni Magi, verso metà novembre mi chiama dicendo che eravamo tutti al corrente ovviamente di questo, che Ferretti si disimpegnava dall'Arezzo e quindi grosse difficoltà. Mi chiede se posso fare qualcosa o ho in mente qualcosa per poter aiutare l'Arezzo. Io telefono immediatamente a Giovanni Minetti, al ragioniere Giovanni Minetti, che è stato con me sindaco revisore della Sansovino, e mi porto anche ad Alessandro nella gestione di Veltroni. E lui mi dice che ha delle possibilità, in particolare di uno sponsor importantissimo, di un'azienda che produce e vende energia a gruppi industriali, non italiana, svizzera. Di pari passo Gianni Magi ha comunque contattato e ha avuto l'adesione verbale da alcune persone di Arezzo, imprenditori aretini, che sono disponibilissimi a dare una mano. Viene, di questo viene ovviamente messo al corrente l'amministrazione comunale Bertini e il sindaco Ghinelli, il quale ci propone di affiancare Di Matteo per far fronte a questa situazione. Ovviamente noi gli diciamo di sì, poi Di Matteo improvvisamente si defila, non è più disponibile. Noi comunque intendiamo andare avanti e facciamo telefonare da una persona che sta molto bene con Ferretti, dicendogli chi siamo, cosa siamo in grado di fare e cosa vogliamo fare. Ferretti ci dice a questa persona di chiamare il suo commercialista, Giovanni Minetti, Ragione Minetti, chiama questo il commercialista di Ferretti, il quale, pur essendo al corrente di tutta la vicenda, nomi, cognomi, cifre, progetti tecnici, economici, tutto, si mostra molto, molto scocciato, non disponibile alla trattativa, a tal punto che dice ma no, ma io per telefono di queste cose non parlo, preferisco non parlarne, insomma non si mostra interessato. Per noi la storia finisce lì, fine della storia. Cosa succede? Succede che poi nel frattempo Ferretti vende alla Neos Solution le quote e ovviamente noi ce ne facciamo una ragione, come dire, era in trattativa con loro, ha mandato a fondo la situazione e ha chiuso con loro, perfetto, benissimo. Se non che dopo vengono fuori le difficoltà della Neos, il quale si defila dopo appena essere entrata in possesso delle quote, viene nominato Matteoni presidente, da persone di cui non faccio nome, dello spogliatoio aretino, dell'Arezzo, vengo contattato per vedere, perché erano venuti al corrente di questa nostra situazione, per vedere se esiste ancora la possibilità e ci dicono se siamo disponibili a un incontro con Matteoni. Ovviamente sì. Questo incontro avviene il 22 dicembre qui in un ristorante di Arezzo. Gli viene fatta una proposta del tipo: noi portiamo X in cambio del 49,5 delle quote, 49,5 te le tieni te, l'1% è orgoglio amaranto. La stessa cifra che mettiamo noi la devi mettere te. Risposta non pervenuta. Però si dice interessato alle cifre, al progetto, a tutto, perché gli si espone anche il progetto economico e tecnico, vale a dire, signor Matteoni, noi siamo disponibili a entrare, però qui ovviamente previo visione dei libri contabili, che è assolutamente il primo passo per cui poter fare intavolare una trattativa. Secondo, il mercato di gennaio deve essere utilizzato per ridurre in maniera importante i costi di gestione, vedi stipendi, vedi contratti esistenti, e soprattutto e di pari passo anche di mettere dentro due o tre giovani in modo che di poter avere accesso ai contributi federali che la Lega eroga alle società per l'impiego dei giovani in partita. Il tutto viene quantificato in 450-500 mila euro. Quindi se a fine giugno il debito corrente arriverebbe a 2 milioni, facendo questa correzione probabilmente si riduce a 1,5, è un aiuto non da poco. Quindi gli si dice il mercato lo devono fare persone di nostra fiducia, o comunque chi lo fa, ma deve essere rispettato questo percorso tecnico che poi è dettato da un aspetto economico. Lui ci dice disponibilissimo, disponibilissimo, ok, perfetto, e dice va bene, io il 3 gennaio acquisto le quote della Neos, sarò l'unico proprietario insieme a Orgoglio Amaranto, vengo allo stadio, faccio la conferenza stampa, dopodiché vengo nell'ufficio di Minetti, nel suo ufficio, e parliamo, mettiamo a punto la situazione nei minimi dettagli per fare in modo che la cosa possa avere un futuro insieme. Purtroppo, ripetutamente cercato al telefono, Matteoni non risponde, e al punto che io e Gianni Magi, che eravamo lì presenti fuori dallo stadio,
lo facciamo chiamare da un tesserato dell'Arezzo che, essendo la settimana di sosta, era in montagna a sciare, e a questo tesserato gli risponde, gli dice: sì, digli che Minetti venga qui allo stadio. Ovviamente Minetti non va allo stadio, però aveva ragioni, perché c'erano 200-300 persone, quindi era una cosa abbastanza delicata e fino a quel punto anche abbastanza riservata. Fatto sta che non si presenta, non porta i documenti, la storia rifinisce per noi un'altra volta. Cosa succede? Succede che il 19 gennaio Matteoni chiama Giovanni Minetti e gli dice se è possibile incontrarsi nel suo studio il giorno susseguente, il 20, cosa che accade regolarmente. Addirittura, per coerenza e per vedere la nostra piena disponibilità, gli fa trovare lì il rappresentante Simone Corradi di questo sponsor, di questa azienda di energia. Che già sponsorizza altre squadre, questo lo possiamo dire. Molto, molto pesantemente nel territorio. Quindi, rugby, ho visto. Esatto. E tra l'altro, ironia della sorte, aveva preso Arezzo come punto di riferimento perché voleva entrare nel mercato toscano, e in particolare Arezzo era stato identificato come una città che ha un alto consumo di energia, quindi è un gruppo energia a livello industriale, non a privati, quindi gli interessava enormemente Arezzo. In quell'incontro praticamente conferma di essere disponibilissimo a tutte le situazioni, lo vediamo titubante, a che gli viene detto: guarda, noi le quote si prendono anche tutte, se poi ti piace fare il presidente puoi tenerti un 5-10%, non sei obbligato a mettere dentro un euro, e fai il presidente. E lui: sì, va bene, ovviamente Minetti dice: io martedì vado in crociera, quindi c'è sabato mattina, e sabato tutta la giornata, e domenica mi devi far arrivare entro domattina alle 9 tutti i libri contabili e i documenti che servono per un passaggio di quote. Sì, però purtroppo i libri contabili, i documenti non arrivano mai. Questa è la domenica sera c'è una telefonata. No, non arrivano mai, i documenti non sono mai arrivati. C'è una telefonata dell'avvocato di Matteoni, il quale chiede a Giovanni Minetti dove gli deve mandare i documenti. Minetti dice: a questo punto non me li mandi, perché io domani parto, vado in crociera, quindi non c'è più tempi tecnici per far fronte alla situazione. Questa è la fine della storia. Non è che io e Gianni Maggi, perché eravamo i due personaggi identificati da queste persone, da questo gruppo, per portare avanti il mercato che, ripeto, partiva da un bisogno economico, ovviamente riferito all'aspetto tecnico. Quindi c'era da fare una correzione nel mercato di gennaio. Non è che noi due pretendevamo di farlo noi. Se l'avesse fatto Di Iorio e Zavaglia andava benissimo ugualmente. Cioè non è che cambiava le cose. Loro hanno sempre annunciato di voler fare quell'operazione lì. Cioè le parole che hai detto ora, Zavaglia le ha pronunciate pari pari. Cioè dobbiamo ridurre il monte ingaggi, ma non l'ha fatto però. Il problema è che il monte ingaggi è stato ridotto di una cifra provvisoria, e soprattutto non è stato inserito i giovani che davano accesso. Indebolita la rosa, esatto. E non c'è stato ingresso di giovani che portavano comunque benefici economici. Questo è il problema. Poi si ritorna sempre lì: se vuoi un aiuto dovrai far vedere la situazione del bilancio dell'Arezzo, della situazione economica. Cioè io credo che questo sia il primo passo verso qualsiasi trattativa possibile e immaginabile. Lui questo non l'ha mai fatto, quindi se poi lui dà la versione che ha mandato via Zavaglia Di Iorio quando ormai c'erano 8 giorni di mercato e mi ha più volte interpellato per fare io il direttore sportivo, io gli ho detto di no per fedeltà al gruppo di cui sopra, e non solo per quello, ovviamente erano stati fatti anche dei danni, questo lo dico in maniera assolutamente... Ma quello lo vediamo tutti. Quindi lui dà una versione di comodo suo, la realtà è quella che ho detto io. Poi ognuno è libero di farsi l'opinione che vuole. Come ha giustificato il fatto, se l'ha giustificato, che queste quote non ve le ha vendute? No, non c'è stato proprio... Non avendo mandato i libri contabili, il bilancio richiesto di prassi, non è che abbiamo chiesto... Non è che Giovanni Minetti aveva chiesto una cosa... Strana. Aveva chiesto il minimo indispensabile per poter avere l'ok per proseguire nel progetto che gli si era esposto e del quale lui si era detto molto interessato, molto, anzi lo dava per scontato che ciò accadesse. Mi ripeteva tutti i giorni che quando torna Minetti, dico: ma Lotto. Marco, io non sarei così sicuro che quando torna Minetti la cosa va in porto.
Perché poi, nel frattempo, lo sponsor che dicevi prima, ovviamente, dopo che a tre volte che questa cifra viene impegnata, di fatto... Qui si parla di un personaggio, tra l'altro eccellente sotto tutti i punti di vista, Simone Corradi, che è andato tre volte davanti al CDA, per avere, perché tre volte questa fase di acquisto o di approccio all'acquisto è arrivata tre volte, è andato davanti al CDA per avere l'ok della sua azienda che gliel'ha regolarmente concesso. Ovviamente dice, io la quarta volta non ci vado perché lì c'è il posto di lavoro. Vogliamo, senza entrare nei dettagli delle cifre precise, eccetera, però più o meno quanto avevate tirato dentro, sommando un po' tutto? Allora, tra sponsor e imprenditori aretini, diciamo, lo dico per difetto e ne sono assolutamente convinto, dagli 850 a 900 mila euro l'anno per tre anni. Quindi c'era questa somma disponibile più il per difetto. Perché per difetto? Perché ovviamente gli imprenditori aretini non è che Gianni Magi o altri andavano a dirgli quanto ce dai, quanto è la cifra, l'importo. Di sicuro l'importo dello sponsor lo sapevamo benissimo. Quindi 500. Le due cose sommate insieme arrivavano a quindi 900. Prima Ferretti o chi per lui, insomma, chi sì. Parlava il commercialista. A fine novembre, esatto. A fine novembre. Poi Matteoni hanno rifiutato un milione di euro. Matteoni bis, due volte, di fatto hanno rifiutato, comunque hanno fatto in modo di non accettare un milione di euro. Non hanno inviato i libri. All'anno. Sì, 900. Esatto. Non hanno inviato i libri contabili. Mi permetto di dire una cosa. Dilla. Esistono sempre queste entità? Quali? Quelli che mettevano 900 mila euro. Ah, esistono ancora? Allora, no, perché li potrebbero mettere insieme a Arianna Paperini, che ne so. No, hai fatto una battuta anche simpatica, però ti dico che forse, no, l'entità sicuramente no, perché per esempio lo sponsor, come già sa ben Fabio, ha destinato parte di quella cifra per altre situazioni, quindi non è più il totale quello lì. Però non lo so, diciamo che è una mia sensazione, non ho nessun riscontro, però penso che se fosse possibile quel percorso che noi non siamo riusciti a fare per tre volte, una discreta cifra forse ci sarebbe a tutto anche oggi. Ora. Sì. E quindi è un mio pensiero, sì. Ripeto, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non ho riscontri oggettivi, perché una cosa... Il presidente e direttore generale... A chi? A lui? No, io e te. Ah, io e te. Andiamo a fare il presidente e direttore generale e ci facciamo appoggiare da questo gruppo. Quindi comunque è una cosa che da vagliare, se fosse possibile. No. Guarda, io prima di venire qui sono stato per l'ennesima volta nello studio di Minetti, e per l'ennesima volta si è rifatto l'appello, quindi non è che racconto storie. Ripeto, la cifra, l'entità, la sommatoria di quelle due situazioni non è più quella che ho espresso, cioè, prima. È diminuita, però sarebbe... È diminuita, forse... però, ripeto, davanti a una 900, cosa... sono 700. Vabbè, butta via. Davanti a una cosa di estrema serietà, con persone affidabilissime, secondo me, ripeto, non me l'ha detto il ragionier Minetti, è il mio modo di pensare, potrebbe essere anche riaperta. Forse non a brevissimo tempo, forse non ci sono tempi tecnici, forse non ci saranno le garanzie richieste, ripeto, a livello di persone, di credibilità, di solvibilità, mettiamola come vogliamo. Però una domanda, Matteoni, per vendere le quote ha bisogno che la Neos rinuncia alla prelazione? È stato approfondito, perché io glielo ho chiesto la settimana scorsa, sì. E lui disse ma non è un problema, assolutamente sì. Non Neos, è questo il problema, va via. Assolutamente sì, la Neos e Orgoglio Amaranto hanno un mese di tempo per esercitare il diritto di prelazione, quindi o firmano la rinuncia, altrimenti per un mese di tempo non puoi cedere le quote. Il piano Ferretti va a fondo. Che è quello secondo, cioè, quello che dice Arianna del Paperi. Fallimento. Il fallimento programmato. Cioè, quindi fallirebbe se Matteo, tra l'altro se Neos si rifiuta di firmare qualsiasi cosa accada. 30 secondi sull'amministrazione comunale, poteva fare qualcosa perché era informata di, sì, assolutamente anche sì. Dei tanti campanelli di allarme che voi avevate rilevato e che avevate detto agli... Il ragionier Minetti è stato coerentissimo in tutti i vari passaggi, informando in maniera dettagliata a ogni successivo passaggio l'amministrazione comunale. Ma non aveva sì. Bilancio. E quindi l'amministrazione comunale sapeva, credo anche dall'interno della società, mi hanno detto, sì. Che erano stati informati, diciamo, di alcuni campanelli d'allarme, voi l'avevate informati, insomma, un po' il sì. Dubbio che
non lo so, per quale motivo non c'è stato... Sì, nell'incontro del 20 novembre nello studio della Gioia Minetti, Matteoni in 5 minuti di sincerità assoluta fece capire tante cose che purtroppo si stanno avverando. Cioè che nel senso sarebbe andato? No, non specificò molto, parlava in maniera generica, però insomma, delle espressioni, dei comportamenti che lui pensava che accadessero e sono accaduti. Cioè che pensava, non... non è che dichiarava che sarebbe... Che non avrebbe, che non avrebbe pagato, diciamo. Esatto. Guarda caso sono accaduti. Il suo pensiero e voi l'avete in quei 5 minuti e voi l'avete riferito il 20 di novembre di gennaio, no, 20 gennaio. Perché ha detto novembre il 20 gennaio, il 20 gennaio. E voi l'avete riferito a anche questo come nostra sensazione ovviamente pubblicamente Matteoni si è esposto molto fino a 3 ore prima della scadenza del pagamento. Apriva Media World, ha detto stadio. Media World. Per fare rabbia a Butali con l'Euronix, disse che apriva Media World allo stadio e che sarebbe comunque arrivato il pagamento da Londra. Dobbiamo chiudere. Grazie a Nario Cardini che ci ha fatto capire tante cose e ci auguriamo che si possa riaprire insomma qualche spiraglio. Speriamo che si possa. Precisiamo. Io ho messo delle condizioni, a parte che è un mio certo, perché devi sentire gli altri poi, chiaro. Esatto. Ho messo delle condizioni che sono fondamentali. Non da soli, non più noi da soli, non ce la facciamo, insieme ad altre persone di una solidità abbastanza consistente, secondo me il discorso potrebbe essere ripreso. Poi i tempi tecnici, se ci sono o non ci sono, io penso che si parta comunque dalla ricapitalizzazione, altrimenti si fa lì. Sì, sì.